Caldo che aumenterà in questo fine settimana fino a domenica 7 luglio ci sarà un aumento dal 35 gradi 38 gradi. Ci colleghiamo con Massimiliano Fazzini, climatologo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Benvenuto a Uno Mattina Estate. Grazie, senti, a voi. Comincerà ad esserci un certo cambiamento grazie all'arrivo del famosissimo anticiclone delle Azzorre, una nostra vecchia conoscenza delle estati mediterranee. Quindi che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? E soprattutto è andato via un altro anticiclone, quello africano, che non si è comportato tanto bene, giusto? Ma iniziamo da quest'ultimo punto. Per fortuna l'anticiclone africano non si è comportato come negli ultimi anni, altrimenti da due mesi soffriremo le pene dell'inferno. È vero, c'è stato qualche giorno di caldo significativo, intenso, soprattutto al sud e sulle regioni centrali tirreniche, ma attualmente siamo addirittura da 1 a 2 gradi sotto le medie del periodo, addirittura 3 o 4 gradi al nord sotto media. Durante il fine settimana ci sarà questa piccola rimonta dell'anticiclone africano verso nord, dopodiché l'anticiclone diventerà misto. Cioè misto tra azzorriano e africano, per cui le temperature saranno elevate ma intorno alle medie del periodo, insomma saremo intorno ai 30-32 gradi, non di più. Quindi Fazzini, sostanzialmente il caldo ci sarà, come abbiamo detto ci sarà questo aumento, però sarà più sopportabile grazie alle Azzorre? Ma certamente la massa d'aria che arriva grazie all'anticiclone delle Azzorre è chiaramente un pochino più umida perché è di natura oceanica, ma la dinamica che accompagna l'espansione verso est dell'anticiclone delle Azzorre fa sì che la massa d'aria sia piuttosto mite. E sicuramente in proporzione in quota sarà un po' più caldo rispetto ad ora, ma soprattutto lungo i litorali il caldo sarà decisamente sopportabile, le temperature quelle di una volta. Ecco. Senti, ma l'alta pressione proveniente dall'Africa ha portato con sé ondate di polvere, di sabbia, un cielo che praticamente sembrava surreale perché era tutto giallo, le macchine tutte sporche. È prevista una nuova fiammata africana nel corso delle prossime settimane? Ma ricordiamoci sempre che siamo in un'estate di latitudini appena sopra quelle subtropicali, per cui è normale che in un'estate climatologicamente e statisticamente noi abbiamo dalle 2 alle 4 ondate di caldo africano, questo secondo la climatologia 1991-2020. Negli ultimi 4-5 anni esse sono state molto, molto più frequenti, quindi dobbiamo attenderci comunque una o due ondate di caldo africano con ogni probabilità tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, però non dovrebbero essere molto durature proprio per la caratteristica di come le masse d'aria si sono disposte in alta quota durante l'ultimo mese, quindi niente paura. Senti, Massimiliano Fazzini, grazie, climatologo di Unicam Sigea. Anche a te succede che quando ti salutano, ciao Massimiliano, come stai? Che tempo farà domani? Perché quella è la deformazione professionale, loro ti fanno la domanda e tu devi rispondere. Ma sempre di più, con tanto piacere, ma soprattutto cercando di essere più seri e più semplici possibili, non inventandosi notizione.